Qual è il tuo contributo, Jacqueline? Ok, io sono Jacqueline Nguet della Cosa d'Avorio, io sono presidente di un'associazione. Io a Torino mi sono trovata bene, sono 10 anni che sono a Torino. All'inizio lavoravo in fabbrica, adesso lavoro con gli anziani. E lavorando con gli anziani ho scoperto una cosa che mi ha un po' scioccata, perché in fabbrica non se la sentiva. Con gli anziani, quando entriamo dentro le case degli anziani, dicono: ah, oh, una donna di colore non la voglio. Una donna di colore non la voglio. In fabbrica non avevo visto questa cosa. Allora, io, come dicevo sempre, la donna, l'immigrazione a Torino è una cosa che si è fatta bene, però ancora l'integrazione della donna di colore è un po' difficile, perché l'Italia non ha conosciuto, come si chiama, l'immigrazione nera, come gli altri paesi. E adesso che l'Italia sta conoscendo la pelle nera, la donna nera non è sempre una prostituta, non è sempre una cosa, una donna negativa, perché anche noi abbiamo studiato. Purtroppo per l'immigrazione veniamo a cercare il futuro delle nostre famiglie, veniamo a cercare il benessere e tutto. Allora io dirò così al sindaco, al futuro sindaco di Torino: stanno facendo tanto per noi, però un po' di più per fare visibilità per noi di colore, soprattutto donne di colore, perché abbiamo bisogno di lavorare, però adesso non riusciamo a lavorare. Io sono a casa perché mi hanno rifiutato perché sono di colore, non ho voluto che entro dentro una casa di una signora perché sono di colore. È un po' quella difficoltà che abbiamo. Io chiedo questo, l'integrazione della donna di colore a Torino. Grazie Jacqueline.